Sì, un risultato importante dopo circa 3 mesi. Si ricomincia, e questo è un grande segnale anche per il paese che riparte insieme al calcio. La Lega Pro come ripartirà, Presidente? La possibilità è quella di play-off a base volontaria, come aveva optato il Presidente Ghirelli qualche giorno fa? Anche questo sarà deciso dal prossimo Consiglio federale, dopo che ci sarà, credo, un direttivo della Lega Professionisti di Serie C. Anche oggi mi sembra che ci sia un incontro in direttivo della Lega Pro con il Presidente della Federcalcio per cercare di trovare una soluzione a questa che è la domanda che lei mi faceva. I costi però restano molto alti, cioè almeno 400.000 euro per affrontare una competizione del genere. Conviene ad alcuni club, non conviene? Io vorrei che il tutto fosse circoscritto rispetto a quello che lei mi chiede alla Federcalcio, a quelle che sono le indicazioni per il calcio professionistico in generale, A, B e C. Poi è ovvio ci sono delle diverse sensibilità, la Serie A, la Serie B e poi la Lega Pro, ma hanno ben evidenziato fino ad ora quelle che sono le difficoltà per l'applicazione del protocollo, i componenti della Serie C. Quindi io credo che una riflessione appropriata si stia facendo e sicuramente sarà valutata anche questa posizione che appunto fa riferimento a quello che lei mi chiedeva, cioè i costi dell'eventuale ritorno in campo. Il tempo delle riforme è immediato? C'è la possibilità di una riforma di una Serie B a due gironi o bisognerà aspettare ancora un anno? L'impressione è che per lei sia imminente, ma è un'impressione. Guardi, allora, io quando ho appoggiato questo governo federale con il presidente attuale, ho sottoscritto un programma. Questo programma, tra i primi punti, prevedeva la riforma del calcio italiano, perché avere 100 squadre professionistiche non è più sostenibile per il nostro mondo, per il calcio, e quindi fa parte del programma che insieme fino ad ora abbiamo portato avanti. È ovvio che una volta risolte le emergenze derivanti dal Covid-19 dobbiamo prioritariamente affrontare quello che è il tema delle riforme.